signor Presidente e signori della Corte. Alcune, come dicevo poc'anzi a un giornalista, alcune argomentazioni che era mia intenzione svolgere le ha già svolte l'avvocato Pellegrini, quindi vi risparmio la pazienza di dovermi ascoltare. Mi limiterò a un paio di argomenti. Questo processo si è detto ripetutamente che è stato inquinato, pesantemente inquinato da depistaggi, il che mi trova pienamente concorde. Anzi, dirò che ritengo che non siano ancora finiti, in quanto che siccome è mia opinione che ci siano persone... Ah, non sapevo che... Sì. Chiaro. È mia opinione che ci siano persone, ambienti che vogliano dei colpevoli di comodo per poter così affossare la verità. Ritengo che i depistaggi possano continuare anche in un futuro più o meno prossimo. Musumeci e Belmonte sono stati processati e condannati per avere calunniato e quindi per aver depistato. Peraltro, nel corso di questa discussione, io mi sono sentito attribuire fatti, comportamenti, reati dai quali sono stato pienamente assolto dalla competente autorità giudiziaria. Questa è una calunnia, quindi è un depistaggio. Mi sono sentito attribuire fatti, comportamenti, reati in base ad elementi che l'autorità competente non ha neppure preso in esame. Purtuttavia io mi sono sentito attribuire questi fatti, questi reati, e questa è calunnia e quindi è depistaggio, a meno che non si voglia sostenere che le varie autorità giudiziarie, da Padova a Catanzaro, da Venezia a Roma, a Rovigo o Treviso, non fossero o stupide o conniventi con il sottoscritto. In ogni caso, continuare a ripetere queste calunnie non è altro che un totale spregio di quelli che sono i principi fondamentali dello Stato di diritto, quel conclamato Stato di diritto di cui moltissimi si riempiono la bocca ma si guardano bene dall'osservare. Non solo, ma è anche uno spregio totale di tutti quei magistrati che quelle sentenze hanno emesso, spesso in concorde opinione dell'ufficio del pubblico ministero, spesso senza neppure la necessità che io dovessi difendermi, perché in tanti procedimenti non sono neanche stato interrogato, perché sono stati archiviati senza neanche sentirmi. Purtuttavia io mi sento imputare fatti, circostanze, reati che l'autorità giudiziaria ha ritenuto inesistenti, e questa è calunnia, volgare calunnia, e quindi è depistaggio. Io non voglio adesso cominciare a enumerare tutti questi vari episodi perché sono tanti, però mi sia consentito ricordarne uno perché non riguarda me, riguarda Giuseppe Brancato. Giuseppe Brancato è morto, non si può difendere, era un mio amico e ritengo doveroso difenderlo io. Giuseppe Brancato, proprio nell'ambito di questa inchiesta, nel 1980 è stato arrestato, proprio in seguito alle accuse di quel Vettore Presilio che voi ben conoscete. Giuseppe Brancato è stato arrestato, è stato scarcerato, è stato prosciolto da ogni addebito. Purtuttavia io in quest'aula gli ho sentito attribuire il compimento di rapine e di attentati. Questa è una calunnia e quindi è un depistaggio. Io ho sempre cercato in tutti i vari gradi di giudizio di rispondere il più esaurientemente possibile a tutte le domande che mi sono state rivolte. Anzi, spesso le ho sollecitate. Ho sollecitato le domande, ho sollecitato le contestazioni, perché attraverso le domande e le conseguenti risposte mi era consentito di difendermi e quindi di dimostrare la mia innocenza, anche se non spetta a me dimostrare la mia innocenza, ma spetta all'accusa dimostrare la mia eventuale colpevolezza.
Purtuttavia io ho sempre risposto a tutte le domande che mi sono state rivolte. Ho sempre risposto a tutte le domande e sono sempre rimasto presente. Come diceva l'avvocato Pellegrini, non sono mai scappato. Non sono scappato dopo il 2 agosto, non sono scappato quando, mentre ancora mi trovavo in vacanza con la mia famiglia, ho telefonato a casa e ho saputo che la Digos mi cercava, non sono scappato quando sono rientrato dalle ferie, non sono scappato dopo il 28 agosto, non sono scappato nel 90, una volta scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Non sono mai scappato e continuerò a non scappare, ad attendere in quest'Aula che voi emettiate la vostra sentenza. E a questo proposito desiderei chiedere una cortesia alla Corte e a lei in particolare, sempre che ciò sia possibile. Desidererei che lei custodisse il mio passaporto. Lei o in cancelleria, perché non ci siano equivoci di sorta o illazione di alcun genere. Ecco, le ho detto. Ecco. La ringrazio, signor Presidente. Non mi sono mai sottratto a nulla. Sono sempre stato presente e ho risposto a tutte quante le domande che mi sono state rivolte. Io non desidero aggiungere null'altro, se non un ringraziamento di cuore ai miei legali, perché oltre che essere degli ottimi professionisti sono soprattutto degli ottimi amici e io questo non lo posso dimenticare. Signor Presidente, signori della Corte. Infatti il mio problema è proprio questo, l'emozione. Sì, infatti questa è sempre stata una mia richiesta, cioè che al di là della dialettica processuale, accusa e difesa, si considerasse il fatto che in mezzo non c'erano dei concetti filosofici o dei concetti processuali, ma delle persone in carne ed ossa, con una storia, un passato, una vita, con dei sentimenti e delle emozioni. Purtroppo io, dopo 300 udienze, ancora non mi sono abituata a questo processo. È un processo che mi rende difficile la stessa presenza, la stessa mia presenza qui all'interno di quest'Aula. E quindi ho preferito appuntarmi il mio intervento e per seguire i punti salienti che vorrei esporvi. E avrete notato che gli accusatori, a corto di prove e scarsissimi quanto ad analisi politiche, non hanno trovato di meglio da fare che parlare male di noi, descrivendoci come una famiglia Adams. A me non solo tocca la parte morticia in questa storia, ma di una morticia stupida, poco affidabile, non intelligente, passiva, incosciente. Però ammesso e non concesso che io sia stupida ed abbia speso la mia vita in idolatrica adorazione del più duro dei duri, di quel Valerio terrore dei sette mari, terrore di donne e bambini, io non è di questo che voglio parlarvi. Io voglio parlarvi e non voglio nemmeno difendere la mia intelligenza, le mie scelte. Sono stata insultata a più riprese. Ma voglio parlarvi dei duri veri di questo processo, di quei conigli mannari che con il loro cinismo hanno davvero caratterizzato questo dibattimento ed altri, sempre relativi a questa vicenda. Sono cresciuta in una Roma dove ogni giorno i ragazzi di destra e di sinistra si sprangavano regolarmente, come accadeva in moltissime città italiane.
ogni tanto qualcuno di loro moriva, alcuni erano dei ragazzini. Nel 73 i fratelli Mattei, il più piccolo aveva 10 anni. Di fronte a tutto questo nessuno sembrava scandalizzarsene, sembrava che lo Stato rimanesse apparentemente neutrale. Poi avevo appena compiuto 18 anni quando sotto i miei occhi questa neutralità cessò improvvisamente, perché a bruciapelo un capitano dei carabinieri sparò a Stefano Recchioni. Era il 1978 e in seguito, nel 79, un brigadiere di pubblica sicurezza uccise Alberto Giaquinto. Avevano entrambi 17 anni ed erano completamente disarmati. Il capitano Sivori disse che gli era partito accidentalmente un colpo e non venne nemmeno incriminato. Il brigadiere Speranza credo che fu condannato a 4 mesi con la condizionale. Io c'ero, le ho viste bene le scene, li ho visti cadere, gli occhi sgranati, e non erano nemmeno spaventati, erano solo sorpresi, non stavano facendo niente, manifestavano. Ricordo ancora il capitano rimettere tranquillamente la pistola nella fondina e tornare tra i suoi uomini lo stavano proteggendo, ma da che cosa lo proteggevano? Da ragazzini disarmati. Da quella volta giurai a me stessa che non mi sarei mai fatta trovare disarmata. Da assassini del genere. A me non mi avrebbero ammazzata in quel modo. E quel che ne è seguito, in parte lo sapete, l'avete ascoltato anche in quest'aula. Con rabbia ci siamo difesi e con disperazione abbiamo contrattaccato fino al circuito finale, quando noi stessi ci siamo resi conto che avevamo creato un meccanismo dal quale non riuscivamo più ad uscire. E l'unica via onorevole era quella di rimanere in attesa della morte. Però per me, Valerio, la morte non è arrivata. O meglio, stava arrivando quando degli abili chirurghi ci hanno salvato la vita. Li ringraziamo. L'abbiamo considerato un segno del destino. E da allora abbiamo accettato una nuova sfida, ricostruirci pian piano un nuovo equilibrio. Ma il vecchio messaggio di morte ha colpito ancora. Nuovamente il mio orecchio è stato raggiunto qualche settimana fa da questo messaggio, all'improvviso, mentre ero sovrappensiero. E al termine della sua requisitoria, mentre voi uscivate, il procuratore, preso dalla sua foga della requisitoria, spiegava all'avvocato Baldi, che si era avvicinato per complimentarsi, che non sarebbe stato soddisfatto finché non avesse visto questi imputati impiccati a testa in giù a piazzale Loreto. Signor Presidente, no, dottor Quadrini. No, c'era. Almeno oggi. No, dottor Quadrini. C'è l'avvocato Baldi. Ha
avrò avuto una visione, una delle tante. Quelli, no, dottor, quelli come lei non sono riusciti ad ammazzarmi quando avevo 17 anni. Non illudetevi che lei o Baldi o chiunque altro possiate farlo ora. Avete cambiato divisa ed armi, ma siete sempre gli stessi. Io vi ho riconosciuti. Li ho riconosciuti, non più colpi alla nuca, ma raffiche di falsità. Si trasformano i killer, ma i mandanti sono gli stessi. No, no, un attimo, che riprendo un attimo subito. Voi lavorate per il potere, non per il paese. Voi in quest'aula state coprendo i veri assassini, non le vittime. Mi avete riportata indietro di 15 anni. Un tempo quelli come lei erano la mia paura profonda, la mia ossessione. E ho sempre cercato di difendermi. Lei, Presidente, ricorderà che in un momento di emozione come questo le chiesi protezione, sa, sono molto stanca. Per un attimo, come in un incubo, avevo temuto che la storia si stesse ripetendo. Probabilmente sto invecchiando, forse sono appunto semplicemente stanca. Stanca di tutte le assurdità che ho dovuto sentire, le telenovele sulla mia vita, sulla mia intelligenza, sul mio amore, sulla mia storia. Avrei voluto fare qualcosa per questi 85 morti, che meritano tutto il nostro rispetto e non le continue strumentalizzazioni. Avrei voluto farvi riflettere sul rispetto che meritavano quei ragazzi che, pur di non farsi arrestare con un'accusa così infamante come la strage, hanno ucciso e si sono fatti uccidere. Voi li chiamate terroristi, ma erano ragazzi puliti, io l'ho conosciuti. Dopo qualche anno ci hanno detto che erano innocenti. Certo, noi tutti già lo sapevamo, ma ormai era troppo tardi. Tardi per loro, ma anche per quei poveri poliziotti mandati ad eseguire ordini di cattura fatti con leggerezza, dai quali ci siamo difesi sparando. Le chiesi protezione e subito dopo mi sono sentita dire che dovevo finire a testa in giù. No, io non finirò a testa in giù. Io credo che noi ce la caveremo. Sono molto più forte di 17 anni fa. Non opporrò violenza a violenza. Credo che questo paese stia crescendo. Non è più tempo di piccagioni, non è più tempo di odio, di violenza. E non l'auguro nemmeno al procuratore, nemmeno all'avvocato Baldi, che miserabile, credo, come pochi, lui che l'altro giorno, mentre l'avvocato Bezzicchi rielencava i nostri morti, da dietro sogghignava. Voi sarete smascherati, questa sarà la vostra punizione. Non ha senso paragonarmi alla Petacci o a Eva Braun, visto che Valerio è il soldato eltreriano, ma se il procuratore insiste, vorrei solo ricordargli e ricordare a tutti voi che io e Valerio non ci siamo mai travestiti
e soprattutto non siamo mai fuggiti davanti a quelle che erano le nostre responsabilità. Di queste ne abbiamo, alcune sono state tragiche, gravi, ma voi qui a Bologna state cercando di farci passare per dei mostri. E io questa falsificazione non posso consentirla, non posso lasciarvela passare. E Olderin scriveva che laddove cresce il pericolo, cresce anche ciò che ti salva. Detto da un poeta che si era rinchiuso da solo in una torre e morto pazzo, la cosa non è molto rassicurante. Eppure è vero, più forte è l'attacco contro di noi e più scopro dentro di me nuove energie e attorno a me nuove solidarietà. Spesso ho dei momenti di nervosismo e la stanchezza è sempre in agguato, ma c'è ancora qualcosa di importante che devo fare. Prima di aver detto un po' di riposo. Sa, Presidente, io quando scrivo e l'amore tra me e Valerio quasi sempre è scritto, tranne che quando ci troviamo in queste gabbie, faccio un uso spropositato di virgole, evidentemente, ma soprattutto le metto nei posti più strani, secondo Valerio. Qualche anno fa mi ha regalato un libro di Duremat, che si intitolava L'incarico, ed è tutto senza punteggiatura. Non ho cambiato idea sull'uso delle virgole, ma l'incarico, quello sì, quello l'ho fatto mio. Non ho cambiato idea sull'uso, no, non ho ancora cambiato idea. Sono lì che ogni tanto le aggiungo, le metto, le tolgo. E l'incarico che mi sono data è quello di capire cosa c'è dietro l'orrore. Duremat notava in questo libro che Auschwitz non era stata l'opera di terroristi, bensì di burocrati impeccabili, solerti. Esatto, certe atrocità possono farle solo i funzionari, i burocrati. Qui a Bologna e soprattutto in quest'aula non sono io l'angelo sterminatore. Non sono io il mostro, non sono io quella che dispone cinicamente della vita altrui per accontentare il potere. Forse voi mi aiuterete a svolgere questo incarico che mi sono dato da sola. O forse mi ostacolerete, non mi importa. Con voi o contro di voi, io prima o poi riuscirò a portarlo a compimento, ne sono certa. Nessuno in quest'aula, né io né voi, può fare ormai niente per questi 85 morti. Molti, sapendo di non poter arrivare a giustizia, vi hanno chiesto almeno la vendetta. E questo è uno stato d'animo che io nel passato ho conosciuto molto bene. Ma la vendetta non si chiama più così quando è diretta verso le persone sbagliate, si chiama rappresaglia. E è quello che vi stanno chiedendo in quest'aula, è proprio di fare un atto di rappresaglia. Accusano noi di nazismo, ma chiedono a voi di essere come i nazisti. Io vi chiedo di meno, e ve lo chiedo a viso aperto. Come ho sempre vissuto, come ho sempre amato e odiato.
più chiamato che odiato, a dire il vero. Vi chiedo solo di non sprecare tanto dolore e tanto sangue. Vi chiedo rispetto per tutti i morti. Proprio per tutti. E se ve ne avanza un po', anche per i vivi. Credo di aver finito e vi ringrazio per avermi ascoltato. Io devo scusarmi perché le avevo detto che non avrei parlato o molto poco, Francesca ha insistito. Francesca ha insistito che... Io credo che voi siete annoiati quanto me dal sentir ripetere sempre le stesse parole. Lo sono io. Io stavo ascoltando adesso Facchini e stavo ripensando che per molto tempo quest'uomo è stato per me un nemico e... Il tempo cambia. Molto, molto emozionato questo suo atteggiamento, estremamente dignitoso per noi che per molti anni l'abbiamo disprezzato. A me tocca passare in rapida raccolta alcuni punti che Francesca ha insistito che io trattassi. Ha insistito che lo facessi io perché la parte del cattivo tocca sempre a me. E lei e molti altri mi hanno sempre chiesto di spiegarmi, di farmi conoscere. Loro sanno chi sono, sanno come ho fatto politica, sanno che se sono riuscito ad aggregare attorno a noi per tanti anni tanti ragazzi, evidentemente poi tanto cattivo e tanto tremendo non dovevo essere. Io però questo non ho mai ritenuto di doverlo spiegare. Farò solo un piccolo riassunto, non scenderò in troppi dati personali. Riassumendo il processo, noi abbiamo ascoltato e letto gli atti di circa 50 pentiti. Dopo aver ascoltato 50 pentiti, dopo aver avuto la posta censurata io e Francesca per 13 anni, dopo aver passato io 8 anni di carcere in isolamento per questa accusa, dopo aver avuto i telefoni sotto controllo, dopo aver i fratelli di Francesca imputati di sostegno morale agli imputati. È una cosa assurda se ci pensa bene. I fratelli di Francesca con la Digos a casa, colpevoli di aver aiutato moralmente la sorella. Dopo tutto questo, il processo è inconsistente nei nostri confronti. Dobbiamo difenderci da sparti e dobbiamo difenderci da alcuni errori che abbiamo fatto nei verbali. I 13 anni. Per 13 anni siamo stati girati, passati ai raggi X, analizzati in tutti i modi e dobbiamo rispondere di 4-5 piccoli errori che sono contenuti nei verbali. Francesca mi ha chiesto di spiegare il filo che lega questi errori, che tutto sommato è un filo molto, molto semplice. C'è una differenza di impostazione, se vogliamo. Io ho sempre saputo che questo processo era inconsistente e ho ritenuto che non fosse necessario difendersi, che sarebbe caduto da solo. E per cui non me ne sono mai difeso. Quando ci venivano chiesti gli alibi, quando ci venivano chiesti gli spostamenti, io ho sempre risposto cercando di ridurre al minimo il coinvolgimento degli amici. Ed è quello che ho fatto. Dove eri? Ero in Veneto. Dove? Non me lo ricordo. Con chi? Non me lo ricordo. Lo stesso ha fatto Ciavardini, se ci fate caso. Dov'eri? Eri in Veneto con degli amici, non intendo farne il nome. Francesca invece ha sempre preso sul serio questo processo. E voi ve ne accorgete tutto sommato da chi vi racconta già la sera del 5 agosto, da Cristiano e da Soderini, che vi dicono che Francesca già il 5 agosto era preoccupata di questa bomba. Lei racconta, cioè, no ma io ero su qua, ero con Valerio, ero con Ciavardini, ero con Gilberto. Lei lo racconta, lei già vede questo processo sullo sfondo. Noi no, noi
in tutti gli anni, ogni volta che venivano a interrogarci, se era possibile, si cercava di non fare i nomi. Che noi il 30 luglio si stesse con Mauro Addis, io non ho mai ritenuto di doverlo dire, è venuto Mauro Addis a dirlo lui personalmente, e difatti 2 giorni dopo è stato messo in isolamento per un anno, perché questo era il clima di rappresaglia che c'era a quell'epoca. Chiunque veniva a testimoniare a nostro favore si ritrovava in un mare di guai. Per cui è vero che per il giorno intorno al 2, al 3, al 4, al 5 esistono delle differenze nei nostri verbali, ma buona parte delle differenze sono memorie leggermente diverse. Il fatto che io abbia ritardato il più possibile l'ammissione della frequentazione con Ciavardini è normale, io ho semplicemente cercato di risparmiare a Ciavardini i più guai possibili. Che Ciavardini abbia cercato fino all'ultimo di non dire dove ha dormito è normale, ha cercato di non coinvolgere Flavia con il figlio. Che Francesca, meno fiduciosa di noi nel rapido trionfo nella giustizia, abbia ritenuto di forzarci ad ammettere queste circostanze è normale, ed è un po' quello che è successo nel confronto tra Francesca e Cristiano sulla questione Mangiameli. Quando io ho letto i verbali di Cristiano e interrogato su Cristiano che ricostruiva l'omicidio Mangiameli in maniera falsa, tirandosi indietro, io ho notato che per assolvere lui stava omettendo la partecipazione di Dario Mariani. Ero soddisfatto, Cristiano stava facendo un verbale falso, io non l'ho corretto perché lui se la scampava, ma se la scampava anche un amico nostro. Francesca invece l'ha redarguito per questo. L'altra circostanza, e questo se la dovrebbe ricordare il dottor Vecchio, una delle coincidenze dei processi, un altro di quegli elementi falsi, lei ricorderà il processo contro De Francisci, e noi abbiamo sempre sostenuto che era un processo sbagliato perché era accusato di aver rapinato una motocicletta. In realtà la Taunus con cui Ciavardini ha fatto l'incidente era quella la macchina che si ricollegava con De Francisci, non c'entrava niente la motocicletta. I pentiti ricordavano male, hanno riferito una circostanza sbagliata, era quella Taunus che poi noi troviamo a Treviso, che essendo stata rapinata al palazzetto dello sport dell'Eur non poteva essere usata per l'omicidio Amato perché avrebbe ricondotto inequivocabilmente a De Francisci che abitava lì vicino. Io quando mi accorgo di questi errori li lascio correre perché ci sono utili, purtroppo Francesca ce li ha sempre corretti. Per cui vorrei, e ho visto che lei è molto attento a tutti i piccoli particolari, capisca che quando io ho assecondato certi errori dei pentiti l'ho fatto per questo, l'ho fatto perché la mia piccola gioia è quella di vedere De Francisci venirmi a trovare in aula con la sua bambina. La mia piccola gioia dopo tanti anni è vedere Ciavardini fuori, sposato e con una bambina. Questo è quello che ho fatto io. Non ho coperto le istituzioni, ho coperto molto volentieri i miei amici. Ho limitato i danni per questi ragazzi, colpevoli tutto sommato ad avermi aiutato in un'avventura sciagurata. Non credo di aver aiutato Gelli o Andreotti o qualcun altro. Quello che ho fatto, se ho taciuto certe circostanze, se certe circostanze non ho avuto fretta che venissero a galla, era solo per questo, non cerchi motivazioni particolari. A me è sempre toccato il ruolo di parafulmine, forse per il personaggio, forse per l'infanzia televisiva, forse per altri motivi. Quando qualcuno si pentiva non trovava niente di meglio che dire che quello che organizzava tutto ero sempre io. Io non ho mai replicato a queste accuse, non ho mai replicato perché erano utili, erano comode. In fin dei conti gli ergastoli li ho sempre presi io, anche se ero tra i più piccoli, tra i più giovani, perché Cavallini ha 4 anni più di me, De Francisci è più grande di me, anche se gli altri erano più grandi, gira e rigira, a me è toccato questo ruolo, mi è toccato il ruolo di capo supremo, mi è toccato il ruolo di cattivo supremo, mi è toccato il ruolo di ideologo per certi aspetti, di mano armata per certi altri aspetti. L'ho sempre accettato perché, in parte per espiare, tutto sommato, forse in parte me lo sono meritato, e in parte perché ha funzionato, perché ha smontato molti teoremi, perché
ha fatto uscire un sacco di gente dal carcere. Non l'ho accettato per vanità o per altre circostanze. Noi qui abbiamo parlato spesso di spontaneismo e quasi sempre a sproposito. Spontaneismo, vorrei ricordarvi, non c'è bisogno di essere scienziati politici, è un termine negativo, un termine spregiativo. Spontaneismo è un'accusa che viene fatta da coloro che credono che la politica sia fatta di organizzazione, sia fatta di disciplina, sia fatta di ideologia. Noi ci criticavano per liquidarci, ci dicevano: ah, ma voi siete soltanto degli spontaneisti, ovvero non avete un'inquadratura, non avete una base, non avete un'ideologia, non avete delle gerarchie, non avete una disciplina. A forza di offenderci o di tentare di offenderci con questa accusa di spontaneismo, noi ce ne siamo quasi inorgogliti, anche perché in fin dei conti noi non volevamo il potere. La nostra è stata una ribellione giovanile basata sui sentimenti e sugli affetti e sulla rabbia per tanti amici che morivano. Abbiamo accettato questa descrizione di spontaneismo, ci siamo ritrovati sotto questa famiglia. Ovviamente è assurdo quando noi leggiamo alcuni documenti ideologici o di terza posizione o di Costruiamo l'Azione parlare di spontaneismo organizzato o di creare lo spontaneismo. Lo spontaneismo è anarchia pura, è il rifiuto di qualsiasi gerarchia. E quando a più riprese le parti civili e il procuratore hanno letto documenti definendoli documenti ideologici dello spontaneismo, questo è assurdo. Lo spontaneismo per sua definizione non può avere documenti ideologici, non si può prendere un documento di un Tuti, di un Naldi, di un Battaglia o di un Giannettini e definirli documenti dello spontaneismo. Lo spontaneismo, nel momento che si definisce tali, non ha più la divisione tra ideologi e militari. Pregherei il dottor Vecchio di essere molto sensibile su questa questione, non voglio essere... Il dottor Vecchio mi impressiona, io ho un'enorme fiducia nel dottor Vecchio, sì. Ho notato che si accorge di tutto. Devo dire che questo grande conforto che ho in casa no. È esatto, no. Vedo che le cose che sfuggono ad altri lui le nota. No, è vero, è vero. Non vuol dire che gli altri non capiscono. No. Ma non è collegiale. E, ecco, io non vorrei essere condannato eventualmente per altre cose, non sul fatto che gente qualsiasi sia definita spontaneista. Un'altra cosa di cui vorrei che sui suoi appunti il dottor Vecchio prendesse atto è che più di uno ha insistito. Ma lui prende di più. No, ma di parte adesso siamo un po' sdrammatizziamo. Ci sono due. Io ne ho fatti molti di processi e capita spesso di vedere sentenze fatte male. Il dottor Vecchio ha notato tutti gli elementi a favore e quelli a sfavore, noi lo vediamo subito se li segna, abbiamo visto che si accorge di quelli a sfavore e quelli a favore. No. Devo personalizzare in questo caso, siamo sicuri che il dottor Vecchio non farà una sentenza, la farà buona o la farà cattiva, di sicuro non la farà incompleta, non so cosa sceglierà. No. Ma io lo so, lo so. Ma lo so il meccanismo. E ci sono due elementi che volevo ricordare. Viene citato spesso Walter Sordi come colui che riferisce il colloquio con Cavallini, laddove Cavallini avrebbe espresso dubbi sulla nostra partecipazione alla strage di Bologna. Dottor Vecchio, ricordi anche che però il 5 gennaio del 90 Walter Sordi, interrogato in quest'aula, disse che Francesca Mambro sicuramente con la strage non c'entrava niente, lui non lo riteneva né mai aveva nessuno
né mai nessuno gli aveva fatto allusioni in questo senso, così come Walter Storti è lo stesso che mi ha accusato dell'omicidio Mattarella, di omicidi fatti in Svizzera, di omicidi fatti in Francia. Ricordi anche questo, insomma, di Walter Storti, visto che hanno insistito in molti nel definire Walter Storti come il nostro principale testimone d'accusa. È anche un ottimo testimone di difesa, visto che lui esclude che Francesca c'entri qualcosa. Vorrei anche che lei fosse molto attento a quel verbale di Cristiano, la Corte, a quei verbali di Cristiano in cui Cristiano spiega la mia separazione da Ali Brandi e da Cristiano stesso e da Carminati. Noi qua rispondiamo, c'è una specie di proprietà transitiva, per cui quello che ha fatto un fascista poi si trasmette automaticamente a quello che hanno fatto i fascisti a 500 km di distanza. Questo vale ancora di più per noi che in fin dei conti eravamo a Roma. Io sono chiamato spesso a rispondere di quello che ha fatto Alessandro, di quello che ha fatto Carminati, di quello che ha fatto mio fratello. Gliel'ha citato ieri l'avvocato Pisauro. Cristiano ha spiegato molto bene che proprio sui rapporti con la malavita comune io e Cristiano e Alessandro e Carminati non andavamo affatto d'accordo. Su questo Cristiano è stato molto preciso, e questo a voi dovrebbe tornare utile per una circostanza anche questa accennata da Pisauro, che però secondo me va vista ancora meglio. Perché se probabilmente è vero che Ali Brandi si è dovuto rivolgere a Sparti per fare i passaporti per andare in Libano, l'ha fatto perché non era in contatto con noi. Ma giustamente Pisauro ha sviluppato l'argomento. Noi ci troviamo a dedurre con quasi assoluta certezza che i passaporti in possesso a Picciafuoco e i passaporti in possesso di Ali Brandi hanno la stessa fonte. Credo che questo sia ormai quasi accertato, perché Cristiano lo dice Cristiano, lo conferma De Vecchi, che era stato rimproverato per questi passaporti doppionati. Io volevo notare insieme a voi che Picciafuoco non ci ha mai detto dove ha preso questi passaporti. Evidentemente c'è qualcosa dietro questi passaporti che lo spaventa più dell'ergastolo, o che lo impressiona più dell'ergastolo. Voi potreste dire che siamo noi che lo minacciamo, ma neanche Sparti e De Vecchi ci hanno mai detto dove hanno veramente fatto questi passaporti. Ci dicono di aver fatto da intermediari, ma quale sia veramente l'ufficio stampa di questi misteriosi passaporti che compaiono in mano a Picciafuoco, che compaiono in mano a De Vecchi e Sparti, noi non lo sappiamo. Sparti ha fatto la recita dicendo che mi teme, che io minaccerei i suoi bambini. La moglie veramente ha detto che è lui quello che aveva dei problemi con i bambini, non io. Ma perché, se temeva tanto me, se temeva tanto Francesca, se temeva tanto Cavallini, se temeva tanto Vale o Ali Brandi, ha preferito sfidare noi, inventarsi un pentimento contro di noi, suscitare il nostro odio, invece di rivelare i suoi veri contatti con chi effettivamente lo aiutava a vivere di malavita? Io credo che dovremmo riflettere su questo strano legame, su questa strana coincidenza. Noi. Devo rispondere ora a quello che è l'impostazione generale del processo, a come io mi sento su questa sedia dopo 14 anni. Il pubblico, il procuratore generale ha concluso la sua replica dicendo: forse non ho fatto un buon lavoro, ma sarei stato peggiore se avessi scelto la strada del silenzio. In realtà il procuratore ha scelto la strada del silenzio. Un silenzio molto rumoroso, ma è silenzio. Il procuratore ha fatto finta di accusare qualcosa o qualcuno. Ha fatto finta in secondo grado di accusare Andreotti, di accusare Cossiga, velatamente ha accusato Berlusconi, ha accusato i servizi segreti, ma non ha preso nessun provvedimento contro di loro. Noi in questo processo facciamo finta di processare Musumeci e Belmonte, ma Musumeci e Belmonte non hanno fatto un giorno di carcere. Hanno fatto 10 giorni a Forte Braschi perché gli hanno fatto fare i magistrati romani. Ma questi grandi traditori per la patria
a Bologna non hanno rischiato assolutamente niente. Questa è la realtà. Si fa finta di attaccare il sistema, ma qua c'è qualcuno che lo difende il sistema. Questo è il silenzio molto rumoroso con cui lei si è difesa. Non le posso rispondere. No, non mi può rispondere, non può rispondermi in effetti. Certo, ma non può rispondermi davvero. Io mi trovo ad estremo con estremo disagio, io che ho amato la politica e l'ho amata troppo, portandola a conseguenze tragiche, a parlare di politica, perché ho molte colpe, ho sbagliato molte delle mie analisi, ho sbagliato molti dei miei comportamenti. Ciononostante, proprio perché l'ho amata fino alle estreme conseguenze, l'ho amata fino a prendere 5 colpi di mitra addosso per le idee in cui credevo, ho molto fastidio a sentire gente che parla in nome del popolo italiano. Ho molto fastidio che gli avvocati di Tangentopoli facciano finta di essere qua per difendere il popolo. Loro difendono quelli che del popolo hanno succhiato il sangue. Questo è quello che fanno loro regolarmente. E ho molto fastidio sentire questi continui richiami alla democrazia. Io vorrei soltanto notare che se c'è un qualcosa di misterioso che ci collega veramente alle cose strane di questo paese è la strage di Ustica. Nessuno vuol dire che 35 giorni prima della strage di Bologna è caduto un aereo. E quell'aereo, caso strano, i servizi segreti, Marcello Soffiati mi pare che fosse l'agente, volle far di tutto per attribuirlo ai NAR. Quello è il primo grande depistaggio. Ora noi abbiamo questi 81 morti, quasi tutti in Italia sanno che c'entra l'aeronautica italiana. In quest'aula quelli che accusano noi sono gli stessi che difendono l'aeronautica italiana. L'Avvocatura dello Stato, qui in Emilia, l'ufficio dell'Avvocato Baldi, è quello che difende l'aeronautica italiana. Credo che loro stiano coprendo qualcosa di ben preciso, simulando una battaglia per la libertà. A me dà molto fastidio dover rispondere a un processo imbastito in questo modo, ma sono anche fiducioso tutto sommato, sono fiducioso perché così come sono stanco io, credo che siano stanchi in molti, credo che tutti noi siamo un po' più sereni, forse un po' più ottimisti. E non posso che ripeterle quello che l'ho detto all'inizio. Io non credo che bisogna raccomandarsi. Quando si incontra una persona seria, farà il suo dovere. Se poi seri non è inutile raccomandarsi, perché tanto se ti vuole fregare, ti frega. Io non ho nessun motivo di ritenere che voi vogliate farci qualche... Non ho nessun motivo particolare per essere né ottimista né pessimista. Sono quasi 20 anni che cerco di capire qualcosa di come funziona questo paese. Ho combattuto su molti fronti, ho avuto momenti molto difficili. Non so quanto durerà ancora. Per me questa sentenza è una delle tante battaglie. Fatta questa, poi ce ne saranno altre. Ci sono degli obiettivi che voglio raggiungere, ci sono delle cose che voglio capire e volevo rassicurarla, Presidente, lei può trattare me e Francesca con molta serenità, può trattarci quasi come enti astratti tutto sommato. Noi abbiamo delle colpe, abbiamo delle condanne, abbiamo un percorso, delle scelte esistenziali. Lei non ci libererà. Da lei non dipende, da lei e dalla Corte non dipende la nostra libertà. Per cui sia massimamente libero. Faccia quello che ritiene di dover fare. Noi abbiamo tanti altri problemi, tante altre soddisfazioni, se vogliamo. E faccia quello che ritiene meglio. Grazie.
Certo. Ringrazio io lei. Buongiorno. Scusi Presidente, se mi consente una precisazione. No, grazie. Ho detto che l'Avvocatura dello Stato... La precisazione che faccia verbale, non faccia... Parla verbale, inventa di qualcosa. Non è... È una dichiarazione che tengo a fare a verbale, che l'Avvocatura dello Stato nel processo penale periodica difende la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale persona offesa dal reato. Solo questo. Esatto, difende gli interessi di questo Stato, anche se fa finta da usare. Infatti il mio problema è proprio questo, l'emozione.